Grazie Presidente. Naturalmente per questa mozione va il plauso, perché la sollecitazione ad affiancare e a supportare ciò che la mozione della senatrice Segre ha voluto significare con la richiesta di istituzione di una commissione specifica contro il linguaggio dell'odio e con questo integrare la legge 149/2016 è qualcosa di importante. Pur tuttavia, e naturalmente anticipando il voto favorevole per questa mozione, pur tuttavia forse sarebbe stato il caso, proprio per l'importanza che essa ha, di illustrare in modo più dettagliato quello che si vuole fare e si vuole intendere e che si chiede. Come Commissione Pari Opportunità, quando ancora era Commissione Elette, abbiamo lavorato molto sul linguaggio dell'odio e allora forse un richiamo a ciò che esso significa, proprio per ciò che la consigliera Tempesta ha ricordato incitazione all'odio per il consenso elettorale. Ecco, siccome il linguaggio è qualcosa che ci pervade ed è da lì che nasce l'odio, che non è soltanto razziale, perché l'odio razziale ha una sua specificità, ma l'odio verso il diverso, verso l'altro da sé, è qualcosa che ci pervade. E allora vorrei ricordare che anche in quest'Aula a volte il confronto fra diverse idee porta ad uno scontro verbale che non è assolutamente come dire in linea con ciò che ci si aspetta. Quindi ripeto, naturalmente il voto favorevole per questa mozione, con la richiesta che venga ulteriormente dettagliata per altre iniziative che siano più concrete e che diano la misura di quanto quest'Aula sia veramente contro quel linguaggio dell'odio che la senatrice Segre ci invita a combattere con tutte le nostre forze. Grazie. Grazie.